Salve, buongiorno, come va? Bentornati, siamo in un nuovo video e oggi faremo un bel test di questa Giant Revolt, non mi ricordo il modello, dovrebbe essere quello top però. Ragazzi, la Giant Revolt è una bici da gravel, full carbon, abbiamo le gomme belle larghe, guarda qui, queste sono da 40, tubeless, quindi vanno bene per andare un po' su tutti i tipi di terreno. Abbiamo un sacco di rapporti e la particolarità di questa bici che ha la serie sterzo maggiorata per resistere anche agli urti un po' più violenti. Ma è carbonio? Sì, qua tutto. Senti qua. Sì, è carbonio, sì. Freni a disco, perni passanti, siamo al passo coi tempi, quindi siamo precisi. Adesso, visto che oggi è una bella giornata soleggiata, pensavo di farmi una bella pedalata fino in cima al motorino. Cosa dici? Secondo me è una bellissima allora idea. Possiamo andare, guarda, metti gli occhiali. E si va, arrivederci. Ah, con questa si pedala un po' meglio che con la bici da enduro in strada, Si va proprio come dei missili. Le bici da gravel sono una cosa formidabile perché potete andare un po' dove vi pare, no? Siete qua sull'asfalto, andate via a stecca, poi vi rompete le balle, andate un po' sullo sterrato, così. E lei va sempre bene, va sempre bene. Siamo quasi, siamo qua al motto. Tra un attimo inizia la salita. Ma che buco! Preso! Eccoci qua! Butta giù il rapporto che si va! Salita reale! Salita per Borboni! Ma che bello, impianto bello comodo! Oggi lo ski pass non lo paghiamo! Oggi no, andiamo su con la gamba! Tutta gamba questa, Vai, dura! Ce la faremo fino in cima. Ah, qua ragazzi si fa dura. Qua è dura. Ultimi metri, ci siamo quasi. Madonna mia, 15 minuti, che tempo. Oh, su onestamente poco non mi sono neanche stancato, pensate. Ottimo, grande. Ma perché si vede che hai la gamba? Eccoci qua al rifugio, quasi quasi entro a farmi un bel cappuccino. Oh! Incredibile, cosa è successo? Abbiamo un abbigliamento adatto per farci una bella discesa magari, dai, andiamo a fare un giro. Eccoci qua. Tipo, forse potrebbe essere opportuno abbassare un po' la sella. Ecco qua. E si va. Si parte. Wow, primi salti, magari proviamo qualcosa in aria jump, Ah, le break pants le odio. Madonna mia, si è rotto qua. È veramente rotta la situazione, ragazzi. Che paura. Madonna, se vado veloce! Vediamo di prenderci un po' di controllo con questa bici. Beh, tutto sommato non è male. Spettacolo! Allora, c'è da dire, la bici di per sé va anche bene, solo che è un pelo rigida e quindi si sentono un po' i sassi. Però la cosa fantastica è che se ti viene sete, abbiamo la borraccia. E la giornata diventa migliore! Occhio, entriamo nello scassato, vero? Mamma mia, la chicken line, ma sei veramente... Guarda, non farmi parlare. Qua ci sono le buche. Doppialo! No, German Down no. No, come no? Allora io mando questo, va bene? Va bene? Sento. Vado in missione. Sono teso. Avevo un goccetto d'acqua. Ora mi sento meglio. Ah, dropping in 3, 2, 1, let's do it! Madonna, che controllo! E la pump track! A comando! Aria jump, proviamo un po' i saltini piccoli,
Devo ancora pigliarci confidenza col mezzo. Madonna se giampa però. È veramente incredibile. Allora, la bici va anche bene, salta di brutto, però ho realizzato che forse l'attacco manubrio è un pelo troppo lungo, quindi se dovete fare delle gravel per saltare è opportuno mettere un attacco più corto, così andiamo più indietro col peso e resta un po' più centrale. La Madonna, va sta biondo, ma chi è? È forte, pacca. Ah, non ci credevi, eh? È la Marti, com'è? Bella, Diego. Cosa combini? Oh, Ian, io non ho mai visto una tipa che salta così. Tra l'altro fa anche dei trick, lei. Bella, sì, che è abbastanza assurda. Ho girato un sacco. E ragazzi, se volete imparare, dal 10 al 12 settembre, qua a Livigno, ci sarà un camp solo per ragazze. Vi aspetto. Quindi, top. Diego, non possiamo venire al camp di sole ragazze? Ian, non lo so. Magari proviamo qualche travestimento, non lo so. Beh, io faccio l'intrattenimento serale. Se esatto. Ok, va bene. Se avete bisogno, contattate la Marti. Trovate il link sotto in descrizione sul profilo Instagram. Scrivetele. Grazie mille. Te lo dico qua, dillo, me la sento veramente. Sì, flippi. Faccio la linea centrale, però prima bevo un goccetto d'acqua perché sono un po' sotto stress. Ma quella è acqua, eh? Mm. Sicuro che sia acqua? Sì, benzina. Vado! Marti, visto che sei bravo, mi tiri tu? Let's ok. Go. Arriviamo! Ma si va veramente forte. Oh, madonna, sei grosso! È gigante! Oh, gli ha passati tutti alla prima. Boom, dai raga, scendiamo giù, che voglio andare sul bag a provare a cappottare. Adesso sto dietro a Ian. Oddio, più o meno li sto dietro. Madonna, qua c'è la scitta. Oh! Ok, mi ha realizzato che nella fangazza è inguidabile. Totalmente inguidabile. Oh, qua avrei bumps. Aiuto! Sono attaccato! Entrata aggressiva! Wow, wow, attenzione, shaper al lavoro. Sempre operativi qua al mottolino, grandi, gasati. Superato Ian malamente, gli ho dato via almeno 20 metri. Facciamoci una bella blu, seguiamo questi pellegrini. Vediamo un po' come va. Ma più o meno vado alla stessa velocità. Guardate, tutte persone normali. E poi arriva questo con la gravel. Madonna, un attimo che rifaccio perché c'era traffico. Stavano troppo piani i tedeschi lì. Grandissimo raga! Oh, che traverso! Boh, manual è un po' difficile da fare con questa impostazione, ragazzi. E anche i freni non sono proprio ottimali, devo dire. Abbiamo questo passaggio pericolosissimo, passato via senza problemi. Senza problemi. Quasi lungo. Passo il mezzo io, anche detto che voglio fare un test per capire quanto è difficoltosa la cosa. Che scita c'è oggi! Oh, adesso sai che le bici ADH mi piacciono 100 volte di più. Devo dire che sei veramente brutto su questa bici. Alla prima buca non avevo più le mani sul manubrio ed ero fregato. Siamo nell'area North Shore, direi che il ripidone è doveroso, ragazzi. Vado. Ho un po' paura, sinceramente. Oh cacchio. Non è proprio come la mountain, No. Finalmente uno dei sogni della mia vita, fare il wall ride con la gravel. Tutto qua. Comando, vado. Dropping in. Madonna, ho strapaura. Non ci credo. Siamo quasi alla fine dei sentieri. Manca l'ultimo step. Andare a cappottare il gonfiabile. Eccolo lì. Focalizzato sull'obiettivo. Finalmente uno dei miei sogni, flippare la gravel. Adesso iniziamo a fare un salto sul bag dritto, secondo giro cappotto. E poi se va bene magari lo mandiamo su aerea jump, eh? Che dici? Oh raga, io mando subito rampa grossa, eh? Let's do it! Madonna, quanto salta! Praticamente vai gigante. Cappotto. Do it for the backflip, man! For the crowd!
Non gira! Wow! Secondo me è più facile fare frontflip, potremmo provarne uno. Anche se facciamo fatica a frenare, però dai, lo mandiamo. Via. Frontflip, carico, freno, ma magari carico anche no, tanto sono già tutto avanti. Arriva! Senza senso! Che gas! Mamma mia, questo tanto! Siccome mi sentivo proprio bene sul gonfiabile a saltare, ho deciso che mando la linea grossa, con le rampe grosse, e se arrivo in fondo cappotto anche, subito, non ci penso due volte. Vado! Dato che l'ostacolo principale sarà fare il primo salto per prendere il feeling, faccio un trenino dietro a Pippo per prendere la velocità, poi mi fermo, quando vuoi. Ok, sì, devo pedalare decisamente meno. Sono un po' teso, meglio scaricare. Ok, lo dico, se arrivo sull'ultimo salto cappotto. Vado! Oh merda! Oh merda! Ah. Oh! 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 Madonna mia! Madonna mia! Sono andato gigante! Io sono andato grossissimo! Sono esploso perché ero troppo lungo! Sono rotto a metà atterraggio! Non so perché ho pedalato, dato che già sapevo di essere veloce! Madonna mia! Fantastico! Mi sa di si è fatto un rumoraccio sul primo salto terribile! Che gas! Ragazzi, per questo video abbiamo finito! Volevo dire due parole sulla bici, che incredibilmente, comunque anche in bike park va bene. Abbiamo un po' di problemi di rigidità, tutti i salsi si sentono, tutti i buchi si sentono, però a saltare è una bomba. Tra l'altro va fortissimo, cioè raggiunge delle velocità stratosferiche, più ancora che la bici di acqua. Tutti vi ricordo ancora che in descrizione ci sono i link per acquistare i bike pass a un prezzo scontato e anche noleggiare la bici del Mottolino. Ringrazio il boss Ian per aver fatto il cameraman. Ci vediamo nel prossimo video e salutami, ciao! Ciao!